Ok, il trio largo. Ora si entra nelle 20 battaglie più difficili del gioco. Ve l'assicuro, queste battaglie sono orribili. Comunque, abbiamo ottenuto un nuovo Keyblade. E mio Dio, questo Keyblade è davvero forte. Ve lo farò vedere, ma non ora. Ovviamente perché se volessi farvelo vedere, potrei farvelo vedere, ma dovrei perdere, quindi non mi conviene. Piro banditi. Ok, qui Blizzaga fa danni. No, non ci siamo tutto, perché se no davvero. Allora. Ah, vero. Fermantima non funziona su i banditi. Sui banditi. Sui cicci. Perché ovviamente se li colpite dal davanti, niente. Che poi ricordo, questo Keyblade è difficile da bloccare. Quindi solo per dirvi quanto sono forti questi nemici. Perché più forti sono i nemici, più è difficile che il Keyblade venga bloccato. Che poi in realtà il Keyblade non dovrebbe essere bloccato, ma quella è un'altra storia. Allora, vai. Mio Dio. Cioè, ho shottato un ciccio blu, un blu ciccio, con un colpo di raid. Wow. Allora, tempesta nera, ovviamente indovinate perché. Esatto, perché ovviamente sono infiniti questi Heartless. In realtà non è vero, però ce ne sono abbastanza. Se avete, ripeto, Laguna Rock, o avete Ultimo Arcanum, questa cosa è veramente molto più facile di quel che pensate. E anche se avete un Keyblade lungo. Allora, forza. A parte che, ripeto ancora, qua si guadagna tante XP, ma davvero tanta. Ora, se avevo tutti i nemici intorno a me, potevo fare Turbine Volante. Oh mio Dio. Allora, vieni qua. Perfetto. Quindicesimo round. Mamma mia, io non ce la sto più facendo e sono a... Aspettate che cerco di vedere con la coda dell'occhio se ovviamente questo coso mi lasciasse stare. Ok, fammi vedere il gioco. A circa 30 minuti. Dov'è? Che ovviamente... Ripeto, vi chiedo scusa se ci sono tutti questi rumori in sottofondo, ma davvero, sta tirando un vento e soprattutto una pioggia torrenziale a casa mia, quindi vi chiedo ancora scusa. Allora, se ovviamente la smettesse questo coso... Ah, siamo anche... Allora, io sto registrando un po' in anticipo, siamo gli ultimi di agosto e mio Dio ovviamente deve fare un casino totale il tempo. Allora, vai. Se ovviamente anche ma funzionasse. Ok, mio Dio quanto odio questi cosi. Allora, perché non ha funzionato energia? Ok, bravo. Ok, allora state attenti perché questo è il round più facile, ve l'assicuro. Questo è il round più facile di tutto il coso. Davvero, non c'è round più facile. Ora invece è quello uno dei più difficili, ma... Se... Allora, vai... mio Dio. Oioi.
Maremma. Vieni qua. Ok, forza. Ricordo quando c'è la scintilla, saltate. Quando c'è il circolo di fiamme con la scintilla, saltate. Fatti sconfiggere. Yo, hey, how you doing, everybody? Yeah, got a minute? Hades, Lord of the Dead, nice to see you. Hey, guess what? I got a place for you. Down under! Ed ecco a voi, Hades, state attenti. Questa battaglia non è difficile, ma è una cosa rompiscatole. Allora, se notate, la sua vita non diminuisce. Perché? Perché la sua vita supera di tutta la barra dello schermo. Allora, state attenti al suo schiocco di dita, perché se siete a terra vi fa tanto male. Ora, questo è il suo attacco finale. Per evitarlo, dodge roll, ovvero destrezza. Comunque state attenti, è una rottura di scatole questo coso, e mio Dio quanto male fa. Allora, usate Blizzard quando è in questa forma, perché è difficile questa forma. Ora, tanto per Aeroga, così, perfetto. Dovete respingere quella palla di fuoco, quella sfera infuocata, perché se no vi fa tanto male. Ora, dovrei stare al sicuro qua. Ok, bravo Pippo. Attenzione, via. Quando fa quello usate Blizzard. Vi servirà usare Blizzard per fermare questo attacco. Ok. E comunque ora Blizzaga, guardate fin dove arriva. Cioè, fa danni. Ok. Adesso vai. Ah, comunque ho deciso che non so quando, ma quando avrò all'incirca, perfetto, tutti i cosi, tutti i diari, ve li leggerò perché sono molto interessanti. Ripeto, quando ce l'avrò tutti. Se ovviamente questi mi lasciassero respingere la sua palla di fuoco, così ottengo un bel po' di tech per loro. Allora, tanto per... Ok. Ah, comunque, quando è nella forma fiamma, se si può dire, nella sua forma rossa, Blizzard gli fa ancora più danni. Quindi, mio Dio, non vedo nulla. Quindi state attenti. Energia tanto per... E ovviamente sì, anche lui può volare. Una cosa particolare. Allora. Perfetto. Smettila di fare quell'attacco perché ti odio. Allora, forza. Ok, abbiamo quasi fatto. Ti imploro, Ade. Ok. Oddio. Ed ecco a voi i round più difficili del gioco. Non ci sono battaglie, round, come volete parlarne, più difficili di questi. Anche se di un round, devo dirvelo, è il round più facile del gioco. Però non ne parlerò ora. Allora, vieni qua, tu. Perfetto. Ah, siamo quasi a fine. Non vedo l'ora, ripeto. Non vedo davvero l'ora. Allora, vai. Sconfiggiamo subito il Requiem. Perché, cioè, il Requiem. Il...
l'Angel Star. Purtroppo conosco il nome di tanti Heartless. E mio Dio, saperli tutti è un'impresa. Tipo come Pokémon. Tipo i 151 Pokémon del Pokédex. Cioè, è davvero impossibile saperli quasi tutti. Comunque, prossimo round. Ecco a voi. Strego Geco e tre invisibili. Ovviamente non devo neanche dirvi su chi andare per primo. Cioè, è ovvia come cosa. Allora, vai. Ora dovete stare attenti perché, come ho fatto a essere colpito, fatti eliminare. Fatevi eliminare, schifosi. Ok, dov'è? Eccolo lì. Ora, state attenti perché è veramente veloce questo coso. Quindi se non avete Super Glide è un po' un problema stargli dietro. Ok. E forza. Ovviamente nello scontro a tempo avete molto più tempo, eh. Cioè, non è una cosa solo da 3 minuti. Se non erro ve ne danno una decina, se mi ricordo bene. Non mi ricordo, ripeto. Ma avete più di 3 minuti, ve l'assicuro. 360. Funghi bianchi, questo è un troll. Non usate magie su questi cosi. Questo round è solo per riposarvi. Ve lo dico, se usate le magie su di loro, non vi daranno niente. Nulla di nulla. Tempesta nera numero 2. Oh mamma mia, quanto odio queste tempeste nere. Sono davvero delle rotture. Allora, tanto per, così si fa un po' prima. Ovviamente lo manco. Così facendo poi posso usare il mio Elisir. Anche se vorrei evitare di usare gli Elisir, come dire. Allora, vai. Adesso, ovviamente. Ah, lo so, avrei dovuto installare forse un Keyblade leggermente più lungo. Però questo Keyblade è una potenza atomica. E mio Dio, basta. Tuoni e fulmini. Allora, doppio miraggio, due streghi Jackie. Oi oi. Forza. Allora, voi su uno, io sull'altro. Ok, ovviamente non dovrei neanche dirlo, ma le combo terrestri su questi cose è un po' impossibile farle. E comunque, vedete i miei punti magia? Io ho attivo PM Haste, guardate qua quanto poco recupero. Cioè, non so perché, ma se non avete un Keyblade che ha tanta potenza magica, che ha potenza magica, o che aumenta punti magia, succede questo. Quindi davvero, sì, è strana come cosa. Allora, vai. Ok. Forza. Ok. Ce la possiamo fare. Manca poco. Ti prego, gioco. Ah, e forza, fatti prendere. Bravissimo. Comunque, Antimaga fa un pozzo di danni. Fa davvero così tanti danni che davvero, più andate avanti, più c'è la possibilità che one-shottate l'avversario. Cioè, guardate quanti danni fa. Se avessi avuto un Keyblade che aumentava la potenza magica, davvero, ve l'assicuro, avrei shottato chiunque. Ora, tanto per... Fatti sconfiggere, schifo. Dov'è? Ok.
Keyblade. Ed ecco il round più difficile del gioco. Allora, state attenti, qua ci sono un sacco di nemici, ma davvero davvero tanti. Allora, ok, dovrei averne per tipo una... una decina di minuti forse. Perché, ripeto, questo coso è difficile. Questo round in particolare. Ovviamente era invincibile. Allora, non voglio usare altri elisir, per favore, gioco. Gli elisir mi servono. Ok, fatemi danni. Ora, non così tanti danni, ovviamente, perché, come dire, vorrei vivere. Ok. Ah, quanto odio gli invisibili. E vieni qua. Ok, sconfitto. Dov'è? Laggiù. Vieni qua. Oioi. Allora vai. Ok, ce la posso fare, mio Dio. Dai su, non ce la faccio più fisicamente e cerebralmente. Dai, vieni qua. Yoi. Ed ecco a voi la facilità. Non c'è nemico più facile di questo. Vi presento il titano di roccia. Ripeto, non c'è nemico più facile. Ora, dopo avergli colpito il piede, andate qua sopra. Ora, se funzionasse la mia abilità, però non importa. Cioè, guardate i danni. Ogni colpo fa un tech. Allora, tanto per... E guardate Antima. Quanti danni può fare Antima? Io potrei stare fermo davanti alla testa. E guardate i danni. Ora, ripeto, basta avere Airoga. Se avete Airoga, mio Dio, guardate. E comunque sì, qualche volta farà questo attacco, ma è facile da evitare. Basta vedere quando si piega. E basta, davvero questo coso è veramente facile. Cioè, è più difficile. Ripeto, è più difficile tutto il torneo. Il... è più difficile Ade che questo coso. Cioè, abbiamo già vinto. Ora, tanto per... cioè, guardate. Wow! Ed ecco a voi l'attacco con triangolo più potente del gioco. Trio limite permette un potente attacco magico con i compagni. Necessari 3 punti magia. Consumo totale dei punti magia. Utilizzo con compagni vicini. Cosa vuol dire? Allora, praticamente di standard dovete usare 3 punti magia. Poi il trio vi consuma tutti e tutti i punti magia vostri, dei vostri compagni, però dovrebbe fare un danno maggiore per ogni punto magia utilizzato.
Quindi, come dire, devasti totali. Ora, ho due punti. Potrei attivare incontri plus, ovviamente. E attivo, levando aero combo plus. Attivo, dov'è? Premio partita. Comunque, ovviamente, ancora non è finita. Premio partita. Premio partita. E per Pippo... Non ha ottenuto nulla, Pippo? Vabbè. Allora. Abbiamo ottenuto Tandaga, Antimaga e Blizzaga. Ci manca Stopra. Stopra. Allora. Cosa devo farvi vedere? Intanto ho usato solo un Elisir. Mio Dio, mi sento OP come lo schifo. Allora, mettiamo via tutto. Perché tra questo e il prossimo episodio dovrò allenarmi. Hai usato tutto. Avete sprecato tutto. Grazie mille, ragazzi. Sapevo di contare su di voi. Allora, le armi che abbiamo ottenuto. Scudo di Genji. Fa schifo. Scudo molto potente, sia in attacco che in difesa. Sì, fa schifo. Dopo che avete fatto... come si chiama? I confini del mondo, quindi avete ottenuto lo scudo del potere. O avete ottenuto Defender. Lo scudo di Genji non serve a nulla. È veramente inutile. Non ho mai trovato uno scudo più inutile di questo, ve l'assicuro. Comunque, per Paperino nulla. Però... Dov'è? Eccolo. Cuor di leone. I punti magia massimo aumentano di un'unità. Aumenta la forza di magia invocazione. Grande potenza d'attacco. Non potente come rosa divina. Ma mio Dio, 47 di attacco, 13 punti magia. Ed è potente quanto eroica. Che in realtà è molto più potente. Questo è, se si può dire, il Keyblade di Leon. Ma mio Dio, se è bello. Sì, ci stiamo avvicinando al completamento. Ora, io ho tutti questi oggetti che ho utilizzato. O meglio, che ho ottenuto tramite il farming di materiali. Ve lo faccio vedere ora perché mi servirà a farvelo vedere ora. Però, da queste parti, tipo qua, eccolo. Dopo aver completato la Coppa Ade, ci sarà questo coso che ora è inutile. Non serve più a niente. Adesso andiamo. Dal Moguri. Manca poco, manca davvero poco. Allora, vado dal Moguri perché devo farvi vedere alcune cose. Ora, negozio d'accessori, tanto per... Comunque, vi volevo dire... come si ottiene... incontri plus... Ovviamente voglio mettere in maniera ordinata... Perfetto... Allora, incontri plus... eccolo qua... Incontri plus... Allora, andiamo di qua... Perfetto... Allora, vi faccio vedere. Sono arrivata a 27. Sì, è leggermente buggata la schermata, lo so. Allora, sono arrivata a questo punto. Ci ho messo tipo 5 ore. 5 ore di farming e non sto scherzando. Comunque ve l'assicuro, per arrivare più avanti, ovvero per arrivare qui, dovete per forza utilizzare i materiali speciali. Quindi dovete fare farming. Allora, di Mega Elisir il trascristallo dovrebbe darvelo la Wyvern, non ne sono sicuro, per il Mega Elisir. Poi le arti cosmiche, pietra mitril, cristallo umido, allora il cristallo umido ve lo dà il Defender. La stele umida ve lo dà, non mi ricordo chi, ma la scheggia umida ve la dà il Requiem Verde. Se mi ricordo. Sì, il Requiem Verde dovrebbe darvi la scheggia umida. Allora, la pietra mitril è ad Agrabah. Quindi state attenti. Ve l'ho già fatto vedere nell'episodio, non mi ricordo quale, dove prendevo i trio gialli.
Non mi ricordo come ho chiamato quel coso, ma dove sono stato ad Agrabah e ho affrontato l'Heartless speciale di Agrabah. Poi, mio Dio, questo coso. Allora, vi dico subito, la pietra quiete è il materiale più difficile da ottenere del gioco. Non c'è materiale più difficile da ottenere di questo. Ora, io ovviamente off camera dovrò farmare tutti i materiali. Tutti i materiali che mi servono per fare questo. Quindi, stelle gelante e stelle tuono dovrò andare ad Atlantica. Ma ricordo, la pietra quiete è il materiale più difficile da ottenere del gioco. Non c'è materiale più difficile di questo. Quindi dovrò ottenerne 4. Davvero tanta roba. Ora, come funziona Incontri Plus? Voglio farvelo vedere. E ovviamente devo farvi vedere anche questo. Bellissimo. Questo Keyblade è uno dei miei Keyblade preferiti, perché mio Dio. Comunque, Incontri Plus. Cioè, quanta fortuna posso avere? Ora, io ve l'ho fatto vedere al primo tentativo. Però, Incontri Plus, ogni volta che cambiate scenario... Ora, io posso sconfiggere tutti i nemici. Di norma, se non ho Incontri Plus, cambiando scenario e ritornando nello scenario, i nemici non respawnano, perché io li ho sconfitti tutti. Devo cambiare due scenari e poi rientrare. Invece, con Incontri Plus, entro ed esco. Ed è la maniera più facile e veloce per incontrare Heartless speciali. Quindi state veramente attenti. Questa abilità è molto buona per il farming, però è una rottura. Ok, si era frizzato lo schermo, non so come definirlo. Ricordo, qui potete prendere gli oliarchi. Se vi servono, farmate materiali e manni, quindi abbiate premi partita. E poi niente. Ora, nel prossimo episodio, non so che fare. Potrei fare una cosa che odio o fare una cosa che amo. Penso di fare la cosa che odio o quella che amo. Boh, vabbè. Comunque, nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Final Mix faremo altre robe extra, quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, e al prossimo episodio. Ciao!